Chi pensava di aver visto tutto in fatto di collegamenti ciclopedonali con l'inaugurazione dell'ottavo ponte che collega il sentiero Valtellina, di fatto la zona del Bociodromo, con il parco Bartesaghi, dovrà presto ricredersi. La Sondrio, sempre più a vocazione turistica dell'amministrazione Scaramellini, ha in serbo infatti un'altra sorpresa alla voce collegamento. Adesso abbiamo appena ricevuto un finanziamento per sistemare la parte di là della statale, dove c'è la Castellina e i campi da calcio e rugby. In prospettiva questa parte verrà collegata con un sottopasso alla parte di Capi da Calcio, al sentiero dei terrazzamenti, e quindi ci sarà un collegamento diretto dal sentiero Valtellina al sentiero dei terrazzamenti che passa proprio di qua. Quindi questo diventa un fulcro nevralgico dove poi è possibile anche realizzare manifestazioni, eventi di un certo livello anche come capienza. Parco Bartesaghi come fulcro di questo futuro passaggio dal sentiero Valtellina a quello dei terrazzamenti. Parco Bartesaghi che alla fine di giugno ospiterà in una maxi tendopoli attrezzata le centinaia di atleti che prenderanno parte ai mondiali di rafting. Un'occasione di grande rilevanza, anche promozionale, per mostrare le potenzialità di questo territorio a rappresentanti di oltre 34 nazioni diverse. Ci stiamo muovendo per portare appunto turisti, ma soprattutto per valorizzare tante bellezze naturali che abbiamo e che al momento sono ancora non conosciute e non utilizzate. Una di queste è senz'altro il fiume Adda, che ha delle potenzialità notevoli anche in rapporto ad altri fiumi molto più conosciuti e molto più utilizzati, per esempio per gli sport fluviali. Avanti tutta, insomma, nella valorizzazione di quello che è il sempre apprezzatissimo Parco dei Sondriesi, non solo, per il quale tra l'altro sta per iniziare una nuova lunga stagione. Noi abbiamo il Parco Bartesaghi, che è una risorsa importantissima e che va potenziata e fatta conoscere. Abbiamo il fiume, come dicevo, per il quale addirittura, d'accordo con provincia e regione, vogliamo promuovere uno sviluppo di tutto il tratto, diciamo, che va dalla media alla bassa Valtellina. Adesso questo primo intervento su Sondrio in vista dei mondiali, ma diciamo, l'obiettivo è di sviluppare in chiave turistica tutto il fiume Adda, che già è percorso lateralmente, come sappiamo, dal sentiero Valtellina, che pure necessita ancora di essere attrezzato.